Finalmente una bella giornata estiva a fare da cornice alla 17ª edizione della Gran Fondo della Ceramica che si è svolta sul territorio di Santo Stefano di Camastra del comprensorio della Valle della Lesa, valevole come prova del circuito Coppa Sicilia. 600 circa sono stati gli iscritti che hanno gareggiato, suddivisi in due categorie, Gran Fondo e Medio Fondo, con i due percorsi di 106,5 e 64,5 km che hanno toccato dei panorami mozzafiato. Ma non solo ciclismo in questa giornata, ma anche un momento di solidarietà, per dire no, alla violenza contro le donne lanciato dall'associazione delle moto straffetta. Il no alla violenza non è solo il 25 di novembre, ma è ogni giorno dell'anno. Ogni giorno noi donne dobbiamo pretendere il rispetto verso noi stesse. A primeggiare nella Medio Fondo Pasquale Cirrincione della società Team Competition, che taglia il traguardo dopo 1:35:56 alle sue spalle si piazza la coppia Andrea Giordanelli e Salvatore Chiodo, giunti dopo 1:35:59, mentre a tagliare il traguardo per quanto riguarda la Gran Fondo ed entrare nell'albo d'oro della manifestazione è stato Nicola Genovese del team Rosso Azzurri con il tempo di 2:46:02. Alle sue spalle Pietro Mina del team Bike Siracusa Noto, mentre il podio è stato completato da Giuseppe Di Salvo del team Competition con il tempo di 2:48:53. Ma ascoltiamo le dichiarazioni a caldo del vincitore di questa 17ª edizione della Gran Fondo, Nicola Genovese. Bella, aspettavamo questa prima Gran Fondo da un po' in Sicilia e sapevo di avere una squadra forte in salita, infatti hanno fatto un lavoro pazzesco, dopo siamo rimasti io e Mina, strepitoso anche lui, dopo sono andato via in discesa e sono arrivato da solo qui.